Eccoci. Il cazzo. Al solito mi scordo di dover togliere l'audio dal. Va bene, da un lato. Vabbè, se, come sempre serve da prova audio, quindi va bene così. Come sempre, un saluto all'aiuto a YouTube del futuro ed un saluto a Twitch ora. Per la serie della serie, sempre la continuazione della Evil Saga, giustamente avendo finito Resident Evil 0, a continuare a seguire c'è il padre del survival horror, effettivamente. Quindi il primo Resident Evil. Ho giocato un bel po' di volte, la memoria purtroppo diciamo che è frammentata. Anche se giocato un po' di volte, e l'idea, intanto, oltre quella di andare a sistemare le impostazioni al solito audio per evitare, ecco, magari no 100, facciamo. Ma cazzo l'hanno impostato? Non lo so, facciamo tipo una roba così. Oddio, non potevano mettere una roba più omogenea. Più o meno, dai. E l'idea era quella di. Cosa stavo dicendo? Magari musica un attimino più bassetto, ok. L'idea era quella di complicarmi la vita, in ogni caso, giocando con Chris, perché ha la strada più complessa, la route più difficoltosa. Un attimo, momento topico. Resident Evil. Soddisfazione. quindi dicevo, no, gioca. Ah, cazzo. Ah, intanto, qual è il tuo stile? Allora, questo ogni volta fotte, perché per come è messo sembra quasi che uno debba essere. Se uno non va a leggere, va a dire uno è facile, due è normale, tre è complesso. Invece va al contrario. Parte dal facile, normale, per essere poi il più difficile. Siccome già con Chris la situazione è complessa di suo. E ripeto, il ricordo di Resident Evil il primo c'è, ma frammentato. Io direi. Solo un po' arrugginito. Cioè, è il termine esatto, essere un po' arrugginito, ecco. Mi voglio impegnare, ma non troppo. Diamogli questo. Oh, Madonna, ha provato. Paura. Ecco, appunto, Chris. E resta soltanto la scelta del costume. No, magari la versione Re 5 la lasciamo poi a Resident Evil 5, effettivamente. Direi si va con il classico. E via. Via, via, via. Aia. Me ne pentirò. Ora, cazzin iniziale, mi muterò per questioni di lore. Cazzin, via. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team. Who disappeared during the middle of their Chris, mission. have you found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
Chris, this way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Eccice. Allora. Chris. Ok. Coltellino. Ora mi chiedo, no? Chris giustamente parte con il... Porca puttana, ma l'audio... Ok. Chris parte solo con il coltello, però mi chiedo dove si è finita effettivamente la pistola che si vede nella cutscene iniziale. Come cazzo si giocava? Ah, L1, R1, ok. Allora... Nastro inchiostratore. Ah, fammi rivedere un attimino, ristudiare la situazione. Accendino, mappa, file. Ok. Ah, giusto, la cosa positiva di Chris, almeno una, almeno questa, è che lui di base l'accendino ce l'ha come diciamo oggetto personale, quindi non deve star lì a tirarlo fuori dalla cassa oggetti, dall'inventario, eccetera eccetera, a differenza di Jill che invece lo deve recuperare ogni volta. Problematiche di Chris, oltre che al partire solamente con il coltellino, è che non ha appunto il grimaldello, a differenza di Jill, che vabbè, oddio, si può avviare quel discorso realmente, lui trova le piccole chiavi, e... ha due slot in meno di inventario, che potrebbe essere una roba poco simpatica a lungo andare. Però vabbè, al momento va anche bene così. Nastro inchiostratore, ok. C'è la cassa oggetti. A differenza di Resident Evil 0, c'è la cazzo di cassa oggetti. E salvataggio? No, salvare subito. Direi di no a questo punto. E via comunque. Emblema. Lo prendiamo per poi andarlo a riporre in futuro. Esaminare un oggetto. Dalla finestra di stato scegli un oggetto e quindi seleziona il comando esamina. Verranno visualizzati i dati dell'oggetto. Beh, non è necessario attualmente. Ok. Ok. Stavo pensando. Cazzo. Uno dei momenti più iconici della storia dei videogiochi. Eccice. Simpatico lui. Non mi ricordo se era necessario doverlo... Lo dovevo per forza ammazzare io o... No, perché non c'è Barry, giustamente, che... Per Jill c'è Barry, quindi volendo... Il cazzo.
Non c'è Barry. Coltellino. Non so se quanto può essere ottimale. Ah, vabbè, se n'è andato di là, quindi strada libera per ora. E ragazzi, con... Magari esaminiamo il cadavere del tuo compagno Kenneth. Abbia qualcosa in mano. Videocassette, la cassetta che apparteneva a Kenneth. Ho bisogno di un videoregistratore per vedere cosa contiene. Ok. Non ha nient'altro. Sembra che la sua gola sia stata lacerata, anzi sono andati leggeri. Oh Madonna! Quanto veloce! Quanto è stato veloce in tutto questo? Riferiamo l'accaduto, riferiamo l'accaduto. Io onestamente la campagna di... lo scenario di Chris lo ricordo veramente poco. Quello che ho giocato maggiormente è sempre stato quello di... Quello di Jill. Ecco. Wesker? Jill? Jill! Where did they go? Dove sono andati? Finiti nello sciacquone. Oh, pistola. Addio, vabbè, non ci vuole troppo in realtà per recuperarla. Quindi abbiamo la pistoletta. Vorrei evitare di fare un utilizzo improprio dei colpi. Oddio, si può andare di qua, sì. Di qua teoricamente c'era la statua della dea. Sì. Ah no, scusate, donna con anfora d'acqua. Beh, non la dea, vabbè. Qua? No, non ti stiamo calmi. Ah, ok, gli oggetti difensivi. Oggetti tattici, quelli pugnali, potrei sottrarti momentaneamente alla presa di un nemico, tuttavia non potrai sfuggire se il nemico ti afferra da dietro le spalle. Per equipaggiare un oggetto tattico, accedi alla finestra di stato e scegli un oggetto dal menu Oggetti tattici. Quindi seleziona il comando Equipaggia. Se l'oggetto tattico è impostato sulla modalità manuale nelle impostazioni comandi, dovrai premere L2 per utilizzarlo, perché si può fare anche... Però no, realmente mi conviene tenerlo come manuale. Sì, possibilmente... Anche in maniera tattica. Porca Eva. Cioè, anche in maniera tattica potrei voler decidere di prendere dei colpi. Quanto sei bello. Non è che magari riesco ad evitarlo senza. Tipo, no? No. Vabbè. Abbiamo scherzato, dai. Abbiamo scherzato. Ho fatto una stronzata, lo sapete? Ho fatto una stronzata perché prima di tutto io avrei dovuto... Ah, se lui rimane lì e non viene a rompere le palle, io tranquillamente faccio una robetta del tipo... Del tipo questa, no? Il cazzo. E che magari riesco a... Però realmente io non lo voglio uccidere qua, perché poi sono cazzi. Ma qua non vedo niente io. Com'è che mi sono andata ad inculare praticamente? Va bene, dai. È andata alla fine, ok. C'è un motivo se lo... Se, una mappa di Villa 1F. Un motivo se l'ho ucciso là dentro effettivamente e non qui fuori. Perché io ora lo posso bloccare. Perché dopo...
Questi grandissimi stronzoni realmente a una certa si rialzano, perché sono i famosi Crimson Head. Io la voglio evitare come cosa. E chiusa l'emblema di una spada inciso sulla serratura. Ok. E quindi vabbè. Però il coltello è bello. Allora, è performante. Non a livello di voler fare una run solo coltello. Oddio, è molto abbastanza aggressivo come discorso. Però è performante. Poi realmente l'avevo finito utilizzando solo il coltello, ricordo. Ma si parla di eoni fa. Quindi va bene così. Per ora va bene così. Facciamola più relaxed come partita. Ok. Cronologicamente, questo non si allontana troppo da quello che succede su Resident Evil 0, effettivamente. Infatti, quello che... caricato la pistola, yes. Quello che si vede all'inizio... ecco, ad esempio, non posso più prendere... bastarda la miseria! Avrei dovuto prendere... che bello, che bello. Avrei dovuto prendere prima le due erbette, combinarle... e poi, effettivamente... prendere il caricatore della pistola. Vabbè, ho fatto questa ingrata scelta. Dice... oh merda. Dicevo, non si allontana dietro... questo è terribile. Non è che lui già può... no, perché giustamente... non si allontana di troppo... ti ho visto, eh. Proviamo a fare la stessa robetta del tipo... o comunque a schivarlo, dai. Si può fare. Ma facciamolo un attimino venire di qua. Via di puttana Eva. Non c'era spazio. Va bene. Come stai? Attenzione, subito, manco il tempo. Oddio, Chris, dovresti essere un pochino più performing. Beh, prendiamola, però sto cazzo di colpo, diciamo che mi è sceso un po' sulle palle. Però va bene. Ah, giusto. 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 Una cagatella ho fatto, una cagatella. Sì, una cagatella. Devo ricordare che si sta parlando in questo caso di Resident Evil 1 e non dello 0, dove puoi semplicemente mettere giù le robe e riprenderle quando viene più comodo. In questo caso l'ho aperta. Ok, cosa chiama dall'altro lato? Di qua. Non è un particolare da poco, è una roba importante questa. Vabbè. Allora, ehi, stia calmo. O vieni da un lato o vieni dall'altro lato, in modo da almeno... ecco, vabbè, questo ci sta tutto, pugnale. In modo da essere più tranquilli, no? Devo spingere un po'. E mo giù di sotto. Ok, questa in realtà servirà dopo, quindi per ora può stare fresca lì. E... abbiamo la punta di freccia, quindi qua fuori, sì. Cercherò di portarli in ordine più o meno, sì, in base a come si evolve la storia. Ovviamente dopo di questo va bene il 2? Oddio, perché non mi ricordo se nel mezzo poteva essercene qualcun altro in realtà.
Una tomba con incisa l'immagine di un angelo. C'è una rientranza a forma di punta di freccia. Sì, e qui ci siamo. Perfetto. E quindi via. E chi c'è? Pronto? Permesso? Un libro è incastrato nella rientranza. Il libro della maledizione. Sempre situazioni serene. Esaminiamo. Si intitola Libro della maledizione. Vabbè, qua ci siamo. E là. Una chiave conficcata nel retro di copertina. Rimuoverla? Yes. Chiave della villa. Tempo si apre. Libro della maledizione. Quattro maschere. Una maschera è muta, una maschera non ha olfatto, una maschera è cieca, una maschera è muta, cieca e senza olfatto. Vabbè, una le ha tutte. Quando le quattro maschere saranno state collocate nel posto giusto, il mare si risveglierà. Roba tranquilla. La chiave è quella, c'è una forma di spada. Ok, di spada. Di spada. Forma di spada. Io non ricordo. Mi sembra che la chiave a spada possa aprire quella dove c'era la mappa. Teoria sì. Teoria, non ricordo. Penso di sì. Boh, andiamo. E si vede. Ai. Quindi. Di qua. Ma realisticamente sono gestibili con il coltello. Si possono gestire, quello sì. Il problema è... Questo, giusto? Sì. Il problema è... Quando magari si trovano in gruppo. Lì già diventa più bastardella come roba. O i cani. I cani, vabbè. Un ornamento di classe. I cani, vabbè, sono storicamente dei figli di puttana. Quindi, il pugnale. Un altro. Ok. Qui ci siamo. No! Non di già, eh. L'altro lato? Sì. Ok, altri colpi. E fino a quando riusciamo ad accumulare in questa maniera i colpi? Not bad. Che bello che sei. Ecco, ad esempio... Antiche dal meccanismo semplice. Roba non accessibile a Chris, perché giustamente non ha, come dicevamo, il grimaldello. Quindi momentaneamente si attacca. Poi qua che abbiamo un cesso. Sembra che non sia stato pulito da un bel po'. Questa è la prima cosa che viene in mente a Chris. È piena di acqua sporca, togliere il tappo io non lo farei, ma facciamolo. Bella, pulita. E la... Ecco. Ma i cazzi tuoi, no, vero, comunque. Oh, ce l'abbiamo proprio in faccia, fammi capire. No, che cade a terra, ma si rialza, quindi in ogni caso... Non è che posso prendere... Oh, signore santissimo. Si fa sentire pure l'inventario di Chris. Va bene. Va bene. Quindi mi devo ricordare di tornare lì dentro per la piccola chiave. Qui dentro posso fare una sega, perché è dove c'è il fucile, giusto? Che fino a quando non ho la... quello finto, quello fake, anche qua
Si può fare veramente poco. Allora. Giusto? Intanto vediamo se c'è robetta. Ah, intanto c'è un pugnale, questo va bene. Me lo prendo. Come anche il nastro. No, infatti lì c'è il pompa, ma... Nada, nada. Ci attacchiamo momentaneamente. Va bene. Quindi si torna dietro. E si va di qua. Allora. Voi non vuoi forza di qua. Forza di cosa? E qui. Dovrebbe esserci uno stronzo? Yes! Che evitiamo con grande agilità. E qui abbiamo la nostra prima macchina, la nostra prima stanza. Eccola qua, che meraviglia. Allora, eccolo lì. Intanto, ok, calma, 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 ci sono robe. I colpi vi dentro. Quale? Vedevo... No. Vedo... Non questo che ora serve in ogni caso, ma non questo. Cos'è questo? Ah no, prende sempre. Va bene. Nota! Nota, nota, nota. Nota! Ok. Istruzioni... ecco, appunto. Istruzioni speciali relative alla distruzione dei cadaveri. Abbiamo ricevuto nuove informazioni relative a questi esseri. Sembrano morti, ma in realtà possono tornare in vita. Tuttavia esistono dei metodi per impedire che questo accada. Al momento si conoscono due sistemi per fare in modo che non risorgano. Uno, incenerimento. Due, distruzione della testa. Se ulteriori metodi... Oddio, ho dato una botta terrificante al microfono, sorry. Se ulteriori metodi verranno scoperti, saranno immediatamente resi noti. Nel frattempo, per coloro che ancora hanno cara la propria pelle, c'è del combustibile al piano 1F della villa. Potete prenderne quanto volete, avrete bisogno di qualcosa per infiammarlo, ma a questo dovrete pensare da soli. Va bene. E allora, tanto riorganizziamo un attimino il tutto perché è veramente tragic la situation. Prendiamo intanto... Oh, no, 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 calma, rimettiamo questo qui. I colpi di pistola, facciamo questa roba in modo da combinarli. Lo spray per ora può rimanere lì come l'emblema. La chiave serve. Il coltello. Allora, a malincuore, per ora il coltello va. Dico a malincuore perché stava... Può fare un gran lavoro. Però... Questo spazio nell'inventario non è pesante, onestamente. Quindi per ora no. Poi per il resto stiamo così. Prendiamo giusto questo, che per ora è roba santa, fiaschetta, non Estus, ma di kerosene. Oddio, c'è una vecchia chiave. Prendiamola. Ancora molto kerosene. Kerosene. Riempire? Sì. Ha riempito la fiaschetta con il kerosene. Ok, lo salviamo. Il nostro primo save. Ci sono gli altri delle altre run, ma sti cazzi, si sovrascrive. E questo è il nostro primo. Adesso... Via i save. Scusate, facciamo una cosa, una robetta. Lo zombie che ci sta qua fuori si può benissimo fare con il coltello. Tanto ho anche appena salvato, quindi nell'ipotesi siamo qui. Se io riesco a fare una robetta del tipo a fotterlo di potenza. Ecco, tipo una roba così, no? Girandogli dietro. Non vedo. Madonne. Quanto sei tosto?
Oddio, avevo detto il coltello è performante, però a una certa a quanto pare. Giro giro tondo. Morto? Questo dovrebbe essere andato. C'è l'altro. Oh, nel frattempo il signorino. Questo via. Eh sì, ci sono questi imposti specifici che sono veramente scomodi. Lui. No. No. Che facciamo lo stesso discorso anche con lui. Potevo fare una... Devo fare una cosa estremamente più intelligente, però non è venuta, vabbè. O comunque non ci ho pensato. Via anche tu. No, non ci voglio credere. Non è possibile. Ma come cazzo si è girato? Ma con quale istinto? Che palle. Che palle che sei. Come? In che senso? Scusami, eh. Ok. Però che due coglioni, si può dire? Si può dire che due grandissimi coglioni? Direi di sì. E qui il coltello ha dimostrato che... va bene, ma relativamente, ecco. Quindi per ora... bye bye. Il cherosene si riempie... Sto pensando se voglio tenerlo per ora. Non so se voglio tenere... Allora sì. Perché quello che voglio fare... Questa prendiamola. E la mettiamo nella cassa nel frattempo. Allora, mettiamo qua. Per ora sì. La chiave la voglio andare ad usare nel punto. No, allora intanto voglio prendere l'altra. Così siamo a due, effettivamente. Questo sì. Aia, questa è quella che va bene, sì. Merda, non mi ricordo quante volte si può passare. E questa tra l'altro con Chris non viene... giusto, con Chris non verrebbe nemmeno riparata, quindi... Cippalippa, poche parole, va bene. Allora. Oh merda! Vabbè dai, è uscito lui, quindi va bene. O entravo io o usciva lui. Va bene così. Prendiamo questa. E siamo a due almeno. Così le accumula. Ecco. Questa è la cosa buona. E direi di andare ad usare subito in quel punto. Lui dov'è ora? È là. Ok. Questa la usiamo. Via. Almeno queste porte vengono liberate. Aia, salve, com'è? Quanto ben di Dio. Sì. E che cazzo, è già piena. Non è che può metterne ancora, però. Ma Chris, ma un attimo di... Dai, veramente. Va bene. È già piena. Ti limiti così tanto. Dove sei? Eccoti. Slalom. Ok. Ora l'insetticida momentaneamente si posa. Cosa buona e giusta. Passiamo di qua. Di nuovo. Allora, dov'è? Di qua. Aiuto, la voce. Voce. Quindi posiamo questo. Il cherosene lo tengo. Sì, per ora poso la chiave piccola. Sì. E direi che si può andare in questa maniera. Ok, andiamo così. Allora,
Qua? Entrati, non ricordo. Ella, che bello! Un camino spento. E accendiamolo, qual è il problema? Ah, ok. Va bene. Allora, intanto facciamo una robetta del tipo. Prendi una. Prendi due. E combiniamo. Prendi tre. Però queste per ora io le andrei a posare semplicemente di nuovo nella cassa oggetti. L'inventario ridotto di Chris costringe a fare una serie di giri in più, di ritorni in più a quella che è la cassa oggetti effettivamente. Però vabbè, giusto così. Almeno c'è una cassa oggetti, ecco, sempre per andare a pungere un attimino. Va bene. Ok. Quindi ora. Oddio, i nastri sono tanti comunque effettivamente. Cioè se ne possono fare di parecchi di salvataggi, però li voglio fare in punti specifici. E di qua io mi equipaggio la pistola perché se non mi ricordo male, l'ho aperta, ok. Qua dentro c'è qualche gente un po'. Qualche disgraziato. No? No? Supporto in legno, ok. Forse è difficile? Oddio. A difficile? Mi sa di sì. A difficile? Sì, ci sono anche più nemici effettivamente. Però vabbè. Fischietto per cani. Questo serve. Promemoria stropicciato. Oggi Sir Spencer mi ha chiesto di nascondere qualcosa in un luogo sicuro. E io ho avuto questa idea, ho pensato che se a proteggerlo fosse un animale pericoloso come il perfido cane che vive qui, nessuno sarebbe in grado di avvicinarsi. Il randagio si aggira sempre nei pressi del balcone, sul lato occidentale del secondo piano e di certo accorrerà al richiamo di un fischietto per cani. Ed è a questo punto che entri in gioco tu. Credo che tu sia l'unica persona in grado di avvicinare quel dannato cane senza rischiare gravi mutilazioni. Il che significa che solo tu puoi mettergli questo collare. L'oggetto che Sir Spencer vuole nascondere si trova dentro il collare. Ma queste idee di merda... Cioè, voglio dire, ma tu puoi fare... Tu puoi nascondere... qualsiasi cosa ovunque... nel collare di un cane. Pericoloso. Sei l'unica persona di cui posso fidarmi. Naturalmente verrai ricompensato per il tuo aiuto. Ricordi quel certo oggetto che hai sempre desiderato? In cambio della tua collaborazione potrei essere in grado di fartelo avere. Mi sembra un affare vantaggioso per entrambi. John Toleman. Ok. Beh, idee di merda e dove trovarle comunque. Altri colpi di pistola. Beh, se volete a 90. Oddio. Sì, colpi ci siamo decisamente. Tutto considerando che ancora non ne ho sparato uno, quindi... tanto meglio. Bene così. Allora, siamo tornati qua. Io nel frattempo vado a... fare una robetta del tipo. Del tipo. Andiamo qua. Che dove c'era... dove c'erano le linee, in questo caso, perché ci si deve mettere l'asse di legno, il supporto. Magari se becchiamo la location, Chris, grazie. Qua. Bella lei. E abbiamo una mappa del secondo piano. Sì, fa sempre comodo, ok. È la mappa di Villa 2F, ok. Sto pensando
se voglio andare a posare il fischietto o può essere utile nel breve. Non ricordo. Però volendo io potrei anche tornare qua in maniera rapida ed indolore, mi sembra. Ora vediamo questo discorso perché non lo ricordo. Stronzi? No. Bah, questa non... Ok, no, questa non si apriva ora. Niente. Questa non si apre. Ne premo di un'armatura. Ok. Qua nulla. Niente di utile. 16 anfrusaglie. Chiave spada. E... io non ricordo. Ma mi sembra... vediamo. Allora. Potrebbe servire una piccola chiave? Può essere? Tipo questa, no? No, chiave dall'altro lato? Ok. No, ok. Mi serve... serve... No, la chiave ce l'ho, però non mi ricordo... Ah no, è stato la chiave spada. Vabbè, meraviglia. Let's go, ski. va bene. Va bene, quindi si apre questa. Quanti gli stronzi ci sono? Merda! Serratura semplice. Ecco, qua pure serve la chiavetta. Vabbè. Vabbè, vabbè, va bene, va bene. Ne ho un'altra. Ehi! Cos'è questa inquadratura scomodissima? Ok. Cerchiamo di essere precisi in quello che facciamo. Qui la pistola entra in gioco. Non a lui. Ok. Ho sparato quel colpo in più. Voglio farlo cadere. Vai. Teoricamente potrebbero bruciare entrambi, giusto? Potresti anche morire comunque. Ok. Morto? Morti? Boh. Puttana Eva. Che dobbiamo fare? Bruce! Solo uno. Che bellezza. Che bellezza. Come buttare cherosene. Ehi là! Madonna quanto sei tosto. Ok. Ora sì. Ancora! Hai rotto i coglioni, sappilo. Adesso sì. Ok. Beh, sono belli tosti. Va bene. Allora. Questo potrebbe rialzarsi? È morto da diverse ore. Oddio. Non è che mi fidi più di tanto. Allora, stando qui, il piano è. Il cherosene qua non lo posso ricaricare. Porca Eva. Per ora posiamolo. Intanto prendiamo il nastro. Si salva. Abbiamo qua. E prendere la piccola chiave. Non mi ricordo quella porta cosa apre. Dove porta più che altro? La porta dove porta? Dove porta quella porta? Dove porta quella porta? Dove porta la porta? Beh, boh. Devo capire. Boh, vediamo. No, non ricordo onestamente. Allora. Se io apro la mappa, mi dà una minima indicazione? Aspetta, però giriamo di qua così almeno... Ah, mi sa, dove si usa il fischietto? Non è necessario, quindi, ok.
Sì, è dove si usa il fischietto. Allora sì. Dico allora sì perché almeno libero sia lo slot della piccola chiave sia il fischietto, quindi va bene, ci può anche stare. Aia, però ricordo cosa terribile. Fiu fiu. Merda. Oh merda. Quanto cazzo. Incredibile sta roba. Tosti, sì, ma non mi ricordava sti livelli. Morto? Madonna mia, meno male che c'era il coltello. Meno male che c'era il coltello. Collare, prendiamo il collare. Lo esaminiamo. Yes. Piccolo emblema? Non è un piccolo emblema, esatto. La forma di una chiave. Ma non è abbastanza rigida. Ok, perché questa è la. Ok, ho capito. Allora, intanto. Si può riprendere il coltello? Ok. Non mi ricordavo di questa meccanica del poter riprendere il coltello, onestamente. Cosa comoda, ok. Questa la apro, ma non mi interessa perché è quella che c'era dall'altro lato. Voglio in realtà tornare un attimo alla cassa oggetti per posare il fischietto. In questo caso. Quindi andiamo di qua. Sì, ah vabbè, beh, in automatico. Va bene, dai. Allora, torno comunque alla cassa per posare momentaneamente l'imitazione della chiave. Yes. Questo stronzo non me la conta proprio giusta, brutta cosa. Andiamo, posiamo questo. No, beh, stiamo così per ora. Oppure. No, va bene così. Va bene così. E via, va bene. Allora. Tiriamo di qua. Ah, Madonna, ma quante ne servono? Oh, cazzo. Oh, merda. Va bene. Cosa posso aprire ancora? No. L'ho aperta. Ok. Aspetta. Ok, no, mi serve lì la limitazione. Sembra di ricordare. Dovrebbe servirmi lì. Teoricamente. Quindi riprendiamo un attimo qua. Allora. Riprendiamo limitazione. Torniamo qua. E di qua. Allora, qui. Giusto? Oh Lord! Ecco. Questo è quello che non doveva succedere. Va bene comunque. Va bene. Allora, calma. Perché così almeno prendo questa. Poi
Possa la morte dar pace a colui che raccoglie questo emblema. E questa effettivamente è l'altra chiave. Ora molto velocemente, prima di finire a forma di patè. Oh no, dai, invitazione, metti e via. E ok, e qui ci siamo alla perfezione. E non è che già qua può servire? La minchia, ok. Torniamo a forma di elmo. Ho quella forma di... Ok, questa è forma di armatura. Va bene. Ho quello dell'armatura e quella del... spada. Armatura e spada. Va bene. Posso tornare lì, mi sa? Però mi devo fare adesso un enorme, enorme, enorme attenzione al Crimson Head. Merda. Dove sei? Oddio, il terrore. Ah! Va bene. No! No, da... Non ci posso credere. Tutti e due... Madonna la caga comunque. Se... Che è sto suono? Salve! Com'è? Oh merda. Sta andando un po'... Sta andando in merda. E allora via di qua. Perché penso... Ok, la chiave armatura... Se non mi ricordo male... Qui si può usare l'insetticida per prendere una delle prime una delle quattro maschere. Mi sono spaventato tantissimo prima comunque. Va bene. Quindi prendiamo l'insetticida. Vabbè, è andato in quella maniera prima. Non ne avrei voluto usarli tutti e due. Però è successo. È successo, cazzo. Quindi va bene. E vabbè, bene così. Andiamo di qua. Adesso. Ok. Ok, questa è una delle... Calma. È un oggetto di autodifesa. Ti vedo, stai molto calmo. E qui c'è la roba dell'insetticida. Allora, eccolo. No, al momento non ha senso. Mettiamo questo. Ok. Yes. Verde? Mi stava ridendo in faccia. Ferma. Rosso. Tiè. Ok. E adesso si può passare. Maschera mortuaria. Sì. Questa qui è quella senza occhi. Va bene. E allora io prenderei... Si possono prendere, vero? Ah, no. Sono finte? Sono ambientali? Ma sono ambientali. Va bene, va bene. Allora io vado a posare questa nel frattempo. Andando a posare questa... Andiamo di qua. Ah! Vabbè. Allora, andiamo a posare la mascherina. Serviranno in futuro. Tranquilli voi tranquilli.
Ok. Avendo posato la maschera, vediamo dove si va. Ah, oh merda. Pugnale, yes. Cazzi. Allora. Ah no, qui è dove... Oddio, le due gemme. No, le due gemme. Vabbè. Niente, torniamo indietro. Le due gemme. Quindi, bello tu sei. Allora. Andando di qua. La porta è incastrata e non si muove. Lui che fa? Dorme, beh? Porca Eva. Caricatore della pistola. Io sto pensando però... Allora. Allora, vediamo un attimo. Allora. Un attimo, pausa 5 minuti e torno.
Ari, eccomi. Ok, allora. Diario del Custode. 9 maggio 1998, stasera ho giocato a poker con Scott e Alias della sicurezza e Steve di ricerca. Steve di ricerca? Steve ha vinto alla grande, ma credo che abbia barato quel bastardo. 10 maggio 1998. Uno dei pezzi grossi mi ha incaricato di prendermi cura di una nuova creatura. Sembra un gorilla scorticato. Le istruzioni sulla sua nutrizione richiedevano di dargli animali vivi. Quando gli ho gettato un animale, la creatura sembrava giocarci. Prima di iniziare a mangiarlo, gli ha strappato le zampe e strappato le viscere. 11 maggio 1998. Stamattina Scott mi ha svegliato verso le 5. Mi ha fatto prendere un colpo. Indossava una tuta protettiva e me ne ha consegnata un'altra, ordinandomi di indossarla. Ha detto che c'è stato un incidente nel laboratorio sotterraneo. Lo sapevo che qualcosa del genere sarebbe successo. Quei bastardi di ricerca non dormono mai, nemmeno nei giorni di vacanza. 12 maggio 1998. È da ieri che indosso questa dannata tuta. Mi sento sporco e mi prude dappertutto. Quei maledetti cani mi guardano con una strana espressione. Così ho deciso di non dar loro da mangiare. Oggi, che vadano al diavolo. Poi, 13 maggio 1998, sono andato in infermeria perché la schiena è ancora gonfia e mi prude. Mi hanno applicato una larga fasciatura e mi hanno detto che non devo più indossare la tuta di protezione. Voglio solo dormire. 14 maggio 1998, stamattina avevo un'altra grossa pustola sul piede. Ho dovuto trascinarmi fino al recinto dei cani. Erano stati tranquilli tutto il giorno, cosa molto insolita, e poi mi sono accorto che alcuni erano scappati. Forse si sono vendicati per il fatto che non ho dato loro da mangiare per 3 giorni. Se qualcuno se ne accorgesse, sono in guai davvero seri. 16 maggio. E Madonna, che cos'è? 1998, gira voce che stanotte è stato ucciso un ricercatore. Vabbè, una roba easy. E che cercava di fuggire. Sento caldo e prurito dappertutto, e ora sudo in continuazione. Mi sono grattato un gonfiore sul braccio e si è staccato un intero pezzo di carne purulenta. Che bellezza! Cosa diavolo mi sta succedendo? Benissimo. 19 maggio 1998. Non ho più la febbre, ma il prurito rimane. Oggi ho fame e ho mangiato il cibo dei cani. Ok. 21 maggio 1998, prude, prude. Brutta faccia, Scott. L'ho ucciso. Buonissimo. Ah, ok. 4. Prude, buonissimo. Beh, roba abbastanza tranquilla pure questa. Ok. Allora. Allora.
Un attimino di nuovo, e che cazzo, pausella.
Ok. Ora ci dovremmo essere effettivamente. No, c'è stato un momento di panico generale, quindi ecco. Cazzi. Merda, merda. No, cos'è? Piccola chiave, vecchia chiave, va bene. Oh, cazzo. Madonna. Madonna, gli slaloms. Perfetto. Va bene. Andata, dai. E aspetta, dove cazzo devo andare adesso? Penso di dover superare questo stronzo più che altro. E io lo vorrei far fuori, però poi diventa. Che dovevamo fare? Ma merda! Però aspetta, schiaccia, schiaccia! Dai il colpetto! Grande. Allora. Oddio. Ho usato chiave armatura, però andando qua sotto, in teoria. Allora. Vabbè. Che cosa c'era qua? Pezzo di carne di natura non identificata. Bene. Spero. Ah, tra l'altro siamo sull'attenzione. Benissimo. A pugnale va bene, ci sta tutto. E mi servirebbe un'erbetta. Serie di spezie che non ho mai visto prima. Ok, questo non è che magari fa gli scherzetti. Ah, qua ci sono i colpi. E fin qua ci siamo. Allora. Ok, no, beh, qua chiusa a chiave dall'altro lato, sti cazzi. Non sembra funzionare. Ah! Vabbè. Oh merda! Ah, pure quello! Ho capito! Vabbè, però se magari riesco a fare una roba tipo di questo tipo, no? Biecce! Di qua. No, sento suoni, sento porte che sbattono, suoni che chiudono, robe che aprono. Entriamo qua dentro, dai.
Allora, il nastro va bene, anche se ora ci faccio veramente poco. Un pianoforte a coda dall'aria costosa. Ok, GG per il pianoforte. Qua che abbiamo? Ah, spartito musicale. Spartito musicale. Sonata al chiaro di luna. Ok. Manca una sezione dello spartito, rimangono solamente la parte iniziale e finale del brano. Partitura mancante. Sto pensando. Allora ho la piccola chiave. Due piccole chiavi. E devo fare un po' di spazio. Devo fare un po' di spazio. Allora. Devo provare a tornare là. E voi direte là dove? Dove c'era la minchia di macchina da scrivere e salvare effettivamente intanto perché sto facendo il giro lungo perché intanto qua c'è l'erbetta. A sto punto è utile. Posso, vero? Porca Eva, ma nemmeno ad usarla? Nemmeno ad usarla? Che tragedia però. Che trauma però. E vabbè, ma tanto. Merda! Di nuovo no, eh! Aspetta! Mamma mia! Va bene. Dai, cazzo. Bene così. Beh, mica, ma non ho mai la chiave che serve comunque, assurda. C'è qualcuno? Quest'ombra da dove arriva? Vabbè, andiamo qua. Allora, il piano è intanto provare. No, giusto. Questo si posa perché attualmente è veramente poco utile. Quest'ora ne siamo uno. La piccola chiave, una si può usare nella porta qua vicina. Un'erbetta la userei. Allora. Andiamo ad
dovrebbe essere la chiave. Una porta qua vicina. La piccola chiave qua, sì. Yes. Ok. Ok. Allora, calma, che qua c'è della roba, di qualità. Solo qualità. Il cazzo, c'era il cherosene, ho posato la robetta del cherosene. Altro. Aspetta, se io prendo questo, devo andare a posare, giustamente. Ah, devo fare dei viaggetti. Devo fare dei viaggetti, va bene. Allora. Quindi andiamo un attimino a riposare la roba. Via questo. La piccola chiave. Oddio, per ora mi sa che può andare. Fucile fuori uso? Prendiamolo, dai. E questo qui deve andare a sostituire quello là. Per andare a recuperare quello reale, ok, quello vero, quello reale, va bene, sì. Per andarci, perché a sto punto comodo, male non è, non comodo non è, cioè male non è, ok. Devo fare una stradella un po' tortuosa, perché il piano è quello di... No, oddio, tortuosa relativamente, basta girare di qua, in questo caso... Oh no! Ok, sta roba così facciamo. Però posso prendere pure la gemma. Cazzo! Allora famo una roba del tipo. Prendiamo questa. L'andiamo a posizionare. Il fucile occupa... Ah, io ricordavo non male di più. Pensavo... Ricordavo di merda. Pensavo il fucile occupasse più di uno spazio in realtà. Come... Come lo zero, ma non occupa... Occupa realmente un solo spazio. Va bene. Va bene, ok? Quindi andiamo a mettere intanto... Andiamo di qua. E andiamo a mettere la prima gems over here. Eccola qua. Quindi. Ok. E mi dai? Colpi di pompa. Va bene. E... Sì, nell'ottica di andarli a posare. Allora, devo andare a prendere anche gli altri che stavano fuori dove c'era... Rutto tattico dove c'era il cimitero. Ok.
I colpi di qua. Sì, va bene. Io sto pensando l'altra chiave, l'altra piccola chiave, dove può servire effettivamente? Perché non mi viene in mente, onestamente. Allora. E il pompa. Ci posso andare, volendo, anche da sopra, in modo da evitare una serie di robe drammatiche. Questa porta è chiusa o aperta? Questa è aperta, però l'altra è chiusa. No, devo prima di qua. Calma, in ordine. Facciamo le robe con un certo criterio. Allora, vorrei capire quali sono le porte da poter... Merda. Bene, questa si apre. Non me l'aspettavo. Questa? Questa si apre. E che cazzo, tutte si aprono. Calma. Devo fare il giro da questo lato. Ok. Diciamo da questo lato. Oh, c'era un... Cazzo, non ho letto. C'era il bigliettino d'auguri di chi? Di Wesker, di Barry. Aspetta. Ah, Robetta, ok. Va bene, allora. Quindi, che cos'è? Ho lasciato alcuni proiettili nella stanza a destra. Vado avanti e cerco una via d'uscita. Wesker, che pasticcino che è Wesker. Va bene, grazie. Un mito. E va bene, quindi. Ulla! Però, la faccia dei proiettilini. E allora, questo lo prendo, però attualmente lo posiamo. Via 1. Via 2. Quindi via anche questo. No, dov'è? Questo. Siamo a 2. E... I colpi. Prendiamo uno. Prendiamo due. Prendiamo questi. Li mettiamo qua. E io salverei di nuovo. Perché è una situazione un po' crispy, come sempre, quindi salvataggino. Non so se riempire la roba di cherosene ora. Potrebbe servire? Dipende da quante volte devo tornare nelle stesse stanze, quindi non lo so effettivamente. Cioè, non... No, per ora no, dai, teniamoci sul relaxed, voglio dire.
Il pompa, si va di qua. Sì. Attimo, che cazzo è ogni volta? Allora. Oh merda, 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 qua, ok. Va bene. Andiamo di qua. Questo e abbiamo il pompa, il fucile, va bene, eccolo. E questo già è un bello step forward. E adesso la cosa è cercare di capire dove cazzo ci si muove. No, vabbè, oddio, cercare di capire dove cazzo ci si muove. No, perché le porte le stiamo aprendo, quindi salve, porca Eva. Vabbè, boom! Io devo sparare, eh? Ulla! Non è che ho preso danno. Attenzione! In quale cazzo di senso? Ah, perché giustamente è una granata. Ma che davvero? Ci stavo schiattando! Porca Eva! Va bene. Allora. Abbiamo capito una cosa, le granate per quanto potenti sono estremamente pericolose. Quindi fino a quando... Il pompa per ora io lo poserei perché deve essere usato solo sotto determinate condizioni. Quindi mo lo teniamo lì. Va bene, c'è. Sappiamo che c'è, è una grande roba, perfetto. Però è una roba da tenere così. Lasciamola così per ora, quindi. Va bene. Io qua non mi ricordo di aver mai provato. Ah, certo, chiave armatura. Bene, 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 bene. Fino a quando si usano chiavi, va più che bene. Ok.
Allora, io direi si combinano ste due robette. Quindi posiamo questa. Ai ai. E vediamo. Questo è un'altra piccola chiave, ma non cominciano ad essere un po' tante rispetto alle robe da aprire? Domanda? Forse no, forse sì. Scatola di pronto soccorso. Apriamo. Ok. Non ci sputo. Va bene. No, ma Chris, non ci confondiamo. Ora hai rotto il cazzo, però. Cioè, io devo tornare ogni 2 secondi. Ecco qua, cosa c'è? Minchia, però, ma quanto è che devi scagazzare la Minchias? Va bene. Oh, calma, Chris. Torniamo alla cassa nuovamente. Quindi di nuovo alla cassa. Posiamo uno. Posiamo momentaneamente due. Mettiamolo assieme. Posiamo tre. E torniamo sopra. Va bene. Dai, il piano d'azione sta andando. Allora, abbiamo trovato una delle maschere su quattro, però se non mi ricordo male, un'altra di queste dovrebbe essere più o meno vicina. Boh, magari. Non ricordo. Vabbè. Aia. Ah! Beh, niente di nuovo a saperlo, che cazzo la tenevo. Vabbè, riprendiamo una di ste cippe di chiavi, va bene. Ai ai ai, Chris. Quanto sei stronzo tu e il tuo scenario. Che poi sto pensando, Chris deve combattere. Chris nel suo scenario deve combattere Pianta 42. Non lo può skippare. Interessante, meraviglioso. Ok, ecco, ora avendola combinata, tra l'altro, queste due mincioline di chiavi, una me ne rimane, quindi in ogni caso dovrò tornare nuovamente alla cassa. Guarda, proprio una meraviglia, stiamo andando proprio alla grande, cazzo, va bene. E va bene così. Torniamo qua. Allora, usiamo. E contenitore pieno di insetti morti. Meraviglia, va bene, ci sta. Qua. Testamento del ricercatore. C'è una lettera. 3 giugno 1998. Mia carissima Alma, prima di tutto perdonami per non averti potuto chiamare, ma un uomo con un paio di occhiali da sole non mi ha con... Vabbè,
Un uomo con un paio di occhiali da sole non mi ha consentito nessuna telefonata. Mi dispiace. Sto cercando di decidere da dove iniziare. Mi chiedo come poter spiegare in poche parole tutto quello che è successo dall'ultima volta che ti ho parlato, ma non ci riesco. Spero che tu stia bene e che perdonerai queste mie divagazioni. Tutto ciò è molto difficile per me. Mentre scrivo queste righe sento che anche i concetti più semplici mi sfuggono per fare spazio alla disperazione e alla confusione. Ma ci sono cose che devo dirti prima della fine. Alma, ti giuro che quello che sto per dirti è la pura verità. L'intera storia richiederebbe ore per essere raccontata e io non ho molto tempo a disposizione. Quindi fidati di me e accetta quanto ti dico. Il mese scorso si è verificato un incidente al laboratorio. Il virus che stavamo studiando ha trovato modo di diffondersi. Tutti i miei colleghi infettati sono morti o moribondi e la natura del contagio ha fatto in modo che chi è ancora in vita perdesse conoscenza. Il virus priva le sue vittime della loro umanità, costringendole alla fuga e alla distruzione. Anche ora, mi sento un po' io. Anche ora, mentre scrivo queste parole, oddio, li sento premere contro la porta come bestie feroci e affamate. Alma, ho cercato di sopravvivere solamente per poterti rivedere. Ma i miei sforzi non hanno fatto che rimandare l'inevitabile. Sono stato contagiato e non esiste alcuna cura, se non togliermi la vita prima che il virus mi privi di ciò che ancora mi separa da loro, il mio amore per te. Tra un'ora avrò raggiunto la pace eterna. Porca puttana! Ti prego di capire e sappi che mi dispiace. Martin Crackhorn. Poraccio Martin. Racconto molto triste il suo. Amo da pesca? Prendiamolo, amio. Vari tipi di ami. Ok. No, Dio, forse sì. Era questa da prendere subito? No. Sì, perché si combina. Ok. Ah, e qui si fa il cambio, perfetto. Va bene. Quindi qua mettiamo l'esca. Qui mettiamo l'insetto reale. Collezione di esemplari insetti. Sotto c'è un interruttore. Yes. Oddio. Oddio. Il moscone. No. Chris, per favore, non facciamo ste figuracce. Ah. Ma com'è possibile? Ma ancora vivo. Prendi sta merda. Stemma convento. Prendilo, va bene. Via, via, via. Non mi ricordo lo stemma. Dov'è? Dove si utilizzava? Boh, non ricordo. Onestamente, non... stemma convento. Ah, intanto... Intanto vado a posare proprio lo stemma e la piccola chiave. E quindi possiamo ste due robe. E direi di andare su... Io non ho più chiavi? Ho usato tutte le chiavi? No, il cazzo, c'ho ancora questa dell'armatura. Let's go, ski. Via. Quindi torniamo sopra. Per. Avevo aperto due porte qui. Sì, quella dei cavalieri, dove andrò ora. Ok. Quindi questa. Eccola qua. Ah, madonna. Com'era la roba?
Qualcosa. Qui sai che non mi ricordo se si dovevano tirare tutti indietro. Mi sembra di sì. Cos'è che dice il disturbo il mio sonno? Non premere, state calmo. Teoricamente devono essere tutti al loro posto. Teoricamente, però non ricordo. Se spingo questo. La minchia. Bene. No, spingiamo questo e si va a tentativi qua, perché non ricordo. Porca Eva! Spingiamo questo. Ok, no, però spingendo questo qualcuno riesce fuori. E te pare. Però aspetta! Dovrebbe rientrare quello, giusto? Grande. Ora sì. Giusto? Sì. Ya! Yeah, perfetto. E ci siamo. E questo è ok. Quindi prendi. Portagioie. Sì. L'immagine del sole e della luna. La luce del sole mi sveglierà. È successa una sega. Oddio. Ah! Ok. Va bene. Abbiamo la seconda maschera. Ok, va bene. E adesso vado a posare la maschera e vado nella stanza. Vado qui. Ah, dove sto andando per posare la maschera? Domande. Ok, al massimo sì. Ho avuto un momento di. No, siccome ogni tanto il cazzetto del volume qua del microfono si. No, ok, non si è spostato. Va bene, ci siamo. Allora. Posiamo la maschera. La buttiamo qui. Adesso for now sopra, cioè sopra, giusto? Sì, sopra, sopra, sopra. Quindi qua. E via. Oh merda. Rebecca! You? Hey! Chris Redfield, Alpha Tu! Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris, this place. Get your team out of here. Demons. Everywhere. Demons, demoni. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. Rebecca, tu sei il It's no medico. ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. Oh Madonna, l'ho lasciato in Alpha Team. un'altra stanza, Please, Rebecca, hold ma tu on. sei un I'll be cazzo di back. medico! Ma com'è possibile? Sta roba io non la posso arrivare a capire, mi dispiace, cioè non. E vaffanculo, devo arrivare fino a là adesso. Comunque senza parole, si può dire senza parole? Senza parole si può dire effettivamente. Perché lei da paramedico, da medico, deve lasciare quella che è la propria attrezzatura in un'altra stanza? Poi il siero, voglio dire, non è che è una cosa ingombrante.
Una boccettina, una fialetta, nella tasca, nel borsellino. Avrai un cazzo di equipaggiamento d'appresso? No. No. Tutto qui. Buttana tua sorella. Via! Ebbè, facciamolo così almeno questo si leva dalla mincia. Ok. Peccato per la bomba, però. E... qua, sì. Allora, calma, merda, ok, oh, non mi ricordo se, dove cazzo sto andando io in tutto questo, questa? Chiusa, come sempre. C'è qualcuno? No? Calma, calma, piatta. Morto da diverse ore, un paio di palle, diverse ore già, potevano succedere robe. Allora, che cosa sto facendo? Il siero è qua. Calma, ok. Siero, sì, devo dire. Cioè, tu mi stai dicendo che da medico, da paramedico, non puoi portartene, non puoi portarlo dappresso, giusto? Rebecca, 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 quanto limitata. Un po' come me. Allora, oddio, ok, questo mettiamolo così e via. Ora, per tornare, vabbè, di qua, sti cazzi, sì. Tu lo sai che hai rotto tre quarti di cazzo, sei consapevole? Vai. Dai, porca merda, non mi rendere le cose. Ok, bravissimo, sei un fenomeno. Quindi torniamo di qua e via di qua. Allora, e di là, giusto. Allora, no, no, che cosa, ok, che cosa, ok, cos'è sta cazzo di porta? Perché si è aperta? Non dovevo andare qui. Ho capito. Però la sai che... penso di avere capito cosa c'è qui. Giusto? Ho capito? O non ho capito? Ula. Duri sti gnocchetti. No. E poraccio comunque. Che cos'hai? Ci ha lasciato la pelle. Brutta roba. No, 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 no. No, per un motivo semplicissimo. Beh, questo lo prendo. Motivo semplicissimo è quello che Forest
si incazza, si inalberano un poco. Ed è tosto. Ed è tanto tosto, Forest. Quindi io eviterei. Siero di qua. Com'è? Abbiamo il siero. Eccoci. Oh no. Schiattato. È schiattato. Ma come? Ma in che senso? Tempo, ma in tempo, quanto in tempo? E quindi che cosa ci faccio col minchia di siero io? Me lo spalmo sull'ano, non l'ho capito. Ma per quale motivo sta roba? Vabbè, va bene, tanto combiniamo questa. Richard, ma che cazzo ti devo dire, amico mio? Cioè, ho capito che è schiattato, l'ho capito. E che cosa dobbiamo fare? Vediamo se... Bella stronzata, sei messo in una posizione proprio no de merda di più. Allora, ok. Ula. Prendiamo la bomba. Poi bomba accecante. Ah no, perché forse lui fa la differenza, non ci ho fatto nemmeno caso tra quella. Perché se è vero sto discorso del tipo. No, accecante non può fare il danno che ha fatto quella roba prima, non esiste. E che cazzo? Boh, vabbè. Sarò stronzo io e non me ne sono accorto. Questo si accende, giusto? Spento. E che problema c'è? Lo accendiamo. Via, ma il siero, mi chiedo. Tu non dovevi fare questa roba, lo sai, vero? Ma quanto siete merdacce, lo sapete, vero? Oh no, aspetta, calma. Facciamo sta roba. Bzz, sì. Ora di nuovo il giro. Va bene.
Allora. Salve. Bello dritto. Ma che aspettano? Andiamo, andiamo, andiamo. Va bene. E quindi tornando. Ah, ma come cazzo è possibile ancora? Aprono le porte, hanno sta capacità, capito? Va bene, no, via, 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 via da qua. Via sta merda. Riflettendo, 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 riflettendo. L'ho spartito musicale, questo vuol dire. Però sta roba del siero. Questa roba del siero dove la mettiamo? Come la mettiamo? Io penso di aver capito il discorso del siero. Richard sarebbe... Non è che ho perso tempo. Sarebbe morto comunque, in ogni caso. O penso, almeno. E il siero, siccome non c'è Barry che viene a salvare, serve per lo scontro con Yon, nel caso... Con il serpente, nel caso dovesse mordermi. Almeno l'idea è quella. Penso pure la pratica possa essere quella. Allora, intanto questo lo mischiamo, così abbiamo lo spartito completo. Il siero lo canniamo via. Ok. Un salvataggino tattico lo farei. Vabbè, andiamo a posare la roba qua, il nastro e via. Allora. Abbiamo lo spartito completo. Avendo lo spartito completo, possiamo tornare di qua. Ma Brando, per caso hai scorreggiato, no? Perché si sente un leggero... Com'è? Bau bau? Cioè, voi questa fragranza orca puttana. Due colpi? Dai, stai meglio di me. Poco ma sicuro. Allora, andiamo... Andiamo di qua. Cosa dovevo fare? L'ho spartito, l'ho spartito, l'ho spartito. L'ho spartito, giusto. Va bene, l'ho spartito. Ora, giù. Però sono un coglionazzo. Ci ho pensato ora. Insieme allo spartito devo portare, mi sa, l'emblema del vento. Può essere. Cazzo, io non sto ricordando. No, allora intanto andiamo ad usare lo spartito. Non ricordo. Non ricordo. Vacuità di memoria. Boh, andiamo ad usare lo spartito e vediamo come si evolve la situazione. L'unico movimento è il silenzioso tremolio della candela. Oltre che il tuo, Chris. Voglio dire. Fino ad ora ci sei, quindi va bene. Voglio dire, va. Allora, abbiamo... Era qua? No, era qua. No! Silenzio. Allora. Ok.
Possiamo? Cazzo, che sega. It's me, Chris. Eh, Are you okay? Madonna, giusto. Yes, I'm okay. Can't grieve forever. Ah, Chris non lo This sa is the Moonlight suonare. Sonata. Can you play? Oddio. Insomma, diciamo che un po' di pratica, un po' di pratica, Rebecca. Poi appunto è una mezza chicca, no? Mamma mia, che porcata. What was that? E infatti. My interpretation is off a little. Let me practice for a Pressione, while. capito? Si è presa la licenza poetica. E che dici, Sure, no? Certo. but don't get too carried away. Oh, I won't. Non mi ricordo se deve passare del tempo. O semplicemente devo tipo uscire ed entrare dalle stanze. Facciamo una prova pratica, no? Del tipo. Mamma mia, che porcata comunque. E facciamo che esco di due stanze, tipo questa e questa, e provo a tornare. Non so se. O è proprio temporale come discorso, in tempo reale, ma non penso. Penso sia una questione di distanze che uno va a visitare. Proviamo. Beh, già sembra averla azzeccata. Il cazzo, scusami, te l'ho tirata. Riprova, dai. Riprova, va bene. Anche perché non saprei cosa fare attualmente se non sto discorso, quindi aspettiamo un attimo che. Ma penso sì di dover aspettare, boh, aspettiamo temporalmente. Nel frattempo volevo dire una roba e l'ho scordata puntualmente. Ah, guardando la mappa. Ecco, posso provare ad aprire, non so se quella magari si apre, quella che c'è sulla destra, nel salone principale. Non ricordo. Let's see. Chiusa. Emblema di un elmo. L'emblema di un elmo. Prima di un elmo. Allora. Può essere quella del 3F? Oddio, mi sembra un po'. Dovrei fare un po' di strada per arrivarci. Vediamo se intanto. Provo a vedere se Rebecca ha fatto con il piano. E nel dubbio torno. Andiamo al 3F, terzo piano. Vediamo. Hai fatto? Com'è? Non stonare? Non stona. Drum. Chris, Ah, Chris, grande. I think I got it. Grande, grande. Che poi dicevo, è una mezza chicca. Perché su Resident Evil Zero lei non lo sa suonare completamente il piano. Nella parte dove si deve recuperare una delle placche. Billy lo sa suonare. E lei non lo so come cazzo abbia fatto da lì a qua ad imparare effettivamente in questo Practice modo. makes perfect. Sì, pratica, però senza un This. minimo di. What's this? Di studio, boh. Allora. Lei comunque è sempre nella sua Rebecca pose. Be Dimmi. careful, Chris.
Ok. Andiamo. Oh, madonna, è qui che serviva l'emblema, infatti. Lo devo recuperare. Va bene. Diario di Trevor. 24 novembre 1967. Sono passati 11 giorni dal mio arrivo in questa tenuta. Come ho fatto a finire così? Un uomo in un camice da laboratorio mi ha portato un misero pasto dicendomi: mi dispiace che venga sottoposto a tutto questo, ma è per ragioni di sicurezza. In quel momento ho capito, ora tutto mi è chiaro. Sono due persone che conoscono il segreto di questa villa. Sir Spencer e io. Se mi uccidono, Sir Spencer sarà l'unico a rimanere a conoscenza. Ma a quale scopo? Ora non importa. Questo potere è troppo pericoloso. La mia famiglia spera... spero tanto che stiano bene. Ho deciso di fuggire. Jessica, Lisa. Lisa, quella Lisa? Lisa Trevor? Mi auguro solo che siate al sicuro. 26 novembre 1967. Come ho potuto essere così sbadato? Che cazzo sto facendo? Esatto, parlando di sbadato. Ho perso il mio accendino preferito, quello che Jessica mi ha regalato per il mio compleanno. Adesso sarà ancora più difficile riuscire a fuggire da questo posto così buio. 13 novembre. La data che ha segnato il mio destino. Mia zia era entrata in ospedale appena 3 giorni prima. Jessica e Lisa avevano deciso di andare a trovarla. Come vorrei essere con loro? Mentre scrivo, però, i ricordi mi appaiono più chiari. Prima che svenissi ho sentito gli uomini in camice dire: probabilmente la sua famiglia è già... Boom. Non posso che pregare per la loro incolumità. 27 novembre 1967. Sono riuscito ad uscire da quella stanza, ma uscire dalla villa non sarà altrettanto semplice. Devo evitare tutte le trappole. Occhi di trighe! Occhi di tigre! Emblema dorato. Devo sforzarmi di ricordare se voglio salvarmi. Ok. L'emblema che attualmente non si può prendere perché serve il fake one che io ho ho messo direttamente nella cassa oggetti. Oh signore. La cassa oggetti. Dai però, quanto devi scagazzare. Niente. Aspettiamo. Dai! Ah, ora posso entrare, va bene. Sì, perché qui c'è la cassa oggetti più vicina. Via. Però questo mi attacca. Merda. Invece no. Va bene. Beh, dei colpi sono partiti, però... almeno non l'ho ucciso in modo da non farlo poi diventare un Crimson Head. Questa è l'unica cosa simpatica, ecco. Solo quello. Bene. Via. Di qua. Ok, non ci provare nemmeno. Ok. Allora. Dentro di qua. Prendiamo questo.
Rebecca è in tutto questo tranquillissima comunque. Lei guarda, cioè lei a dire: oh no, cosa è successo? Va bene, va bene. Boh, si apre. Ora possiamo andare, ok, ora sì. Grazie Rebecca, comunque. Ah, se non ci fossi stata tu, come sarei uscito? Allora. L'emblema vero lo mettiamo di qua. Ma stavo pensando, realmente sarebbe stato anche giocabile a difficile, perché si poteva fare. Più nemici è vero, però i trucchetti sono sempre gli stessi, quindi alla fine si poteva fare. Allora, questo si è sbloccato. Ora, se non mi ricordo male, com'era? Quadro di due cavalieri che combattono. La spada corta è stata infilzata nel tronco di un cavaliere, mentre la spada lunga ha trafitto la testa dell'altro. Corta, tronco. Piccola. No, corta, tronco, lunga, testa. Questo cosa sposta? No, cioè nel senso sì. Questa a sinistra. E l'altra a questo punto. Il tronco, era così, giusto? Dovrebbe essere. No! Ok, perfetto. Boom! Boom, boom. Cos'è questa? Aia. Penso di aver capito qual è. Yikes. Sì. Questa dovrebbe essere quella lì di Dion. Del serpentazzo. Visto cazzazzazzazzo. Ok, bene. E allora, studiamoci un piano del tipo. Torniamo intanto alla macchina per salvare. E questa già è una. Recupero il pompa. Può avere senso contro Yon? O è uno spreco di colpi? Boh. Ma penso abbia senso. Ma intanto per puttana Eva. Ok, il pompa ha senso, considerando questo soggetto qui il pompa ha senso. No, perché non voglio evitare di farmi sdrumare, onestamente. Quindi va bene. E porto anche il siero. Porto anche il siero. Ok. Porto pure il siero, quindi va bene così. Allora, si scende. Di qua, right a key. Ok. Questa per ora va. Pompa, yes. Fucili del pompa. E qui mettiamo per ora. Per ora è salvataggio. E poi lo tolgo per mettere il siero. Quindi salviamo. Ok. Cure non ne portiamo, no? Perché non. Yon al massimo quello che arriva a fare si sì, colpisce, però si può resistere ai colpi e al massimo poi devo usare il siero che mi porto. Quindi va bene. Però, oltre che al rutto, piccola pausa pisciatina. Arrivo, arrivo, eh.
Eccomi, pausa cisterna fatta. Allora, sì, andiamo subito attrezzandoci di pompa. Ok. E via così. Ora subito, il piano è dover tirare un colpo, dicasi un colpo, a questo grandissimo figlio dell'Androcchia, che sta qua. Lo sta? Perfetto, meraviglia, guarda. Che soddisfazione, cazzo. Ok. Poi. Vieni qua. Puru 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 turu 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 turu. Scomparso lo zombie che c'era qua? Una volta c'erano zombie. Bah. Cose strane. Aia. Brutta roba. Speriamo di non cannarlo. Oh, yeah. Ah! Com'è? Bello sei. Oh, Yon, normalmente, da serpente del cazzo zatto? No, vedi, no, no, no. Va bene. Ah, se non mi colpisce, meraviglia. Che devi fare? Ecco qua. È andato? È andato. Veleno. Boom. Abbiamo risolto. Ok. È andato, vero? Oh cazzo. Ok. No, ho avuto un momento di... Va bene. Boh, e ci è voluto. Nulla, infatti. Quindi, e abbiamo la terza maschera. Manca l'ultima, gente. L'ultima. Quindi, questa è quella senza naso. Ok. Adesso domanda. Domanda. L'ultima maschera. Dove straminchiolina si andava? Per l'ultima maschera. Io... solito con la memoria sono un po'... ho la memoria di un carciofo, quindi diciamo che non è il massimo. Allora, torniamo indietro nel frattempo. Di qua. Ehi, la schiena. Ok. Va bene. Andrei a posare la maschera un attimino. E volendo pure il coltello. Va. Ah, di qua. E quindi via di qua. Butta via. Io ho una... sì, perché effettivamente ancora altro da aprire. C'è un'ultima porta, penso. Un'ultima porta. Però sto cercando di capire quale può essere quest'ultima porta a questo punto. Quest'ultima porca. E... trovata. Oh, penso almeno. Cos'è che ho io? Qual è chiave? Armatura. Scusate, andando per esclusione. No, quella no. Quella nemmeno, perché quella che va fuori poi. Oddio, a 2F c'è un po' di roba. Però io non credo che... devo provare per quella.
Devo provare per quella là nel salone, ma non ci ho provato prima. Oddio, non mi sto ricordando, almeno a meno che No. Era una stanza piano terra, in ogni caso. Perché quella che poi dà sul giardinetto. Sul cimitero, sul giardinetto, sì. Sul cimitero. Quindi, Chris, deambulazione, prego. Grazie. Di qua. Se devo seguire sto ragionamento, incredibile, no? Questa mi hai distrutto, mi hai spezzato il cuore, cazzo. Mi hai spezzato il cuore in questa maniera, però, figlio di puttana. Cazzo, ma merda è quella. Non riesco a capire se è quella dove c'è. Perché quella è quella, 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 ok. È quella, va bene, va bene, va bene. Va bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Ci sono. Va bene. Allora, ho capito. Il calore della luce mentre ti avvicini. Di qua. Sta cazzo di porta si deve fare ogni volta il giro, perché da quella non fa andare direttamente. Va bene. Facciamo il giro. Di qua. Ok. Merda. Ecco. Oh signore, devo fare tutto il giro. Questo vuol dire anche incappare non solo nella stanza di nuovo con i 14.000 zombie, ma anche nel corridoio con i cagnolini, che se sono fortunato riesco anche ad evitare. Pensavo di poter ancora di poterci ancora andare per un'altra volta, per un'ultima botta, invece no, va bene. Quindi scendiamo. Andata così, vabbè. Andiamo di qua. E via, la nostra probabile fine, in questo caso. Ma che cazzo, però, per una cosa così, per una roba così stupida, perché questa è una roba veramente stupida, comunque. Cazzo, vabbè. Andiamo di qua. Prepariamoci. Allora, i coltelli li ho volendo, quindi ma li devo evitare. Devo semplicemente correre come un pazzo. Corri, Forest! Corri! No? No? Come mai? Ricordo male? Ricordo di merda? Loro però stanno tutti qua felici. Non è che magari riesco a fare delle cose incredibili a livello di circumnavigazione del tipo. Tu vieni. Ah, tu sembri un attimino andato, ok. E questo è uno. Andando qua. Porca Eva, stavo scherzando. No! Oh, la Madonna santissima. Vabbè. Mi sa che ce n'è un altro, eh. No, ok.
E vabbè, me la prendo così, va bene, dai, ci sta. La porta, intendevo? Esatto. Meraviglioso. Ah. Però quella non si può aprire da quel lato, però teoricamente dal... Da questo lato si potrebbe aprire. Giusto? Boh. Ma. Qua cosa abbiamo? Lisa, protetta dai tre spiriti. Il quadro di una donna che indossa un braccialetto, una collana e una corona. No. Allora, la corona verde, la collana viola, il braccialetto arancione. Viola. E lì ci siamo. Questa cos'è? Corona verde. Braccialetto. No. Non si... Giriamo di qua. Ok, ma ora ok, ora sì, let's go, vai. Figlio di puttana. Va bene. Va bene. Va bene. Allora, quindi. Comunque abbiamo tutte e quattro le maschere. E questo è un grande step forward. E avendo tutte e quattro. Aiuto. Come? Tu che cazzo sei? Perché sei qua? No, lui mi prende pure. Dai, calmo te. Perché era lì comunque? Chi era quest'altro figlio della bastardella? Cioè, va bene. Allora adesso cosa? Porca Eva, ogni volta sto microfono do gli slaps. Allora, il piano è tutte e quattro le maschere. Quattro le maschere. Intanto vorrei salvare. Quindi per ora stiamo così e salvamos. Ok. E prendiamo i colpetti del pompe, del pomps, il fucile. Il fucilozzo. Via questo. Dove stanno i colpi? Eccola qua. Boh. Via. Colpi del pompe, il pompa perché c'è il nostro amichetto nel momento in cui si mettono le quattro maschere. Quindi... Teniamoci pronti e belli duri nell'evenienza. Allora. Ok. Facciamo il giro lungo così almeno evitiamo anche i due stronzi e via, cioè. Va bene, dai, così. Andiamo di qua. Allora. Ok.
Allora. E andiamo, maschera 1. No, maschera 2, non sto controllando quelli sono. Ok. Va bene. Aia. Un po' a casaccio sto andando, però va bene così. Questa? No. Questa? Ok. Dai, calmo, stai flemmo. Poi abbiamo la maschera number 3, sto cazzo, la maschera questa, ok. E abbiamo l'ultima. Boom. Aia. Ah. Calmo. Non essere troppo cattivo. Ah, colpi. No, i colpi c'erano. Vabbè. Figazzi. Li prendo ora. Salve. Spero non richieda troppo... Minchia. Ma non gliene frega più o meno nulla. Ma che è sta roba? Ma che è? Cioè, va bene però. Sti cazzi, va bene, attenzione. Va bene. Non veniva stunnato minimamente. Giusto così. Che abbiamo? Sì. Qualcosa. Oggetto di pietra e metallo. Bene. Bene. Direi andiamo via. Di nuovo alla cassa oggetti. Ed è estremamente necessario. Cazzo, ma sto pensando adesso per arrivare alla cassa oggetti. Devo rischiare la morte. Mi sa che... Ma è rosso? Attenzione, rosso, sì. Quindi praticamente un colpo vuol dire... lasciarci le penne. Benissimo. Allora. No. Cosa sto dicendo? Stai calmo. Stiamo calmi. Facciamo le cose con un certo... con una certa logica. La cassa oggetti ci arrivo tranquillamente da qua. Poi va bene, devo fare il giro lungo. Quello è un altro discorso. Quella è la stronzata, però... almeno la cassa oggetti ci si va relaxed da qua. Questo non si apre, beh. Invece sì, si apre. Io sempre a fare il giro lungo, invece questa si apre tranquillamente. Vabbè. E quella, giusto, quella non si apre da qua. Allora. Questa... Allora, intanto via questo, riprendiamo semplicemente la pistola e i colpi della pistola e io direi l'erbetta mista. Ok. Salvataggio non lo facciamo, ne abbiamo parecchi, quindi va bene, ci sta. E ok. Qua. Ok. Cacciamo via il salvataggio. E via. Allora, e la maniglia è rotta ovviamente, quindi mi tocca comunque fare il minchia di giro eterno lungo, va bene. Qua. Ok,
Non ci confondiamo. Ok. Di qua, sì. Ho paura che ora possano spuntare i cani. Aia. La vedo un po' bad, 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 very bad. Salve, com'è? No, invece no. Bah. Stronzo io, vabbè. Ricordavo il contrario. Loro mi conviene adesso eliminarli, forse. E diciamo che in base a quando tornerò qui. Che bellezza quel suono, meraviglia. Posso? No! Madonna, il cambio di inquadratura me la stava mettendo dritto in quel posto! Meraviglia! Allora, adesso si stronzi. Mettiamoli fuori gioco. L'altro? Cazzo, dov'era la. E dov'è lui? Porca merda! Levati! Vai via! Ok. Ok. Allora, si ricarica un attimino la pistolozza e via. Cagnozzo. Fermo. Silenzio, metti. Non è vero, Chris, non fare ste cagate. Chris, non fare ste cagate. Non ora. Non è il momento di fare cagate. Ok. Via, 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 via. Boh. Di lusso. Altri progressi. Meraviglioso. Aspetta, aspetta, aspetta. Colpi di pompa. Va bene. Spray medico. C'è roba qua. Va bene. Lo spray. Diversi vasi, una cassetta per attrezzi. Va bene. Lo spray. Va bene. Aperta, merda, è aperta questa. In realtà speravo fosse chiusa. No, vabbè, oddio. Perché c'è anche l'altra parte. Aspetta, 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 aspetta. Andiamo con una certa calma. Calma. L'altra porta? L'altra porca? Questa? Ho visto. Non mi fotti. C'erano dei colpi di pistola in teoria a terra. C'è come fino ad un certo punto, quindi aspetta. Torna dietro. Questi? Li ho visti, eh? No. Come? Che senso? Ma non c'erano colpi. Scusami, eh. Entra un attimo. Dobbiamo fare entra ed esci per sto discorso. Che io sono stronzo, sì, però. Ah no, che è tipo un calzino, una macchia di. Boh, di robe, non lo capisco. Va bene. Allora. Sembra una specie di cartello segnaletico. Ogni direzione è accompagnata dalla destinazione corrispondente. Nord, Valle della Distruzione. Sud, Caverna dell'Odio. Est, Picco della Follia. Ovest, Sentiero della Vendetta. Vabbè, devo dire, tutte comunque location molto, molto simpatiche. Aspetta, perché sto discorso dei galli me lo ricordo relativamente. Cos'è che va a dire? Cos'è che dice? I desideri del cane da guardia verranno esauditi. Del tipo. Gli ultimi rantoli della distruzione. L'urlo di guerra della vendetta. Allora aspetta, blu. Gli ultimi rantoli della distruzione. Rosso, l'ho scordato. Vendetta, qualcosa con la vendetta.
Blu, gli ultimi rantoli della distruzione. Rosso, vendetta. Ovest, quindi rosso e ovest. Ok, teoria. E cos'era blu? Distruzione. Nord. Valle della distruzione. Ok, basta, ho capito. Va bene. Quindi nord, nord il blu, nord il blu, blu il nord. Eccolo. Nord. Madonna che lentezza. Ui, calmo. Ok. Apriti, sedano. Giusto? Cazzo, sì. Clamoroso. Ingiocabile. Ok, andiamo qua. Direi che a breve al prossimo save. Ehi, silenzio fate. No. Al prossimo save si può salvare effettivamente, ci si può lasciare in questo caso. Allora. Aia, chi è? E calma. Sento passi, sento situazioni. Sento passi che non sono i miei. Sento più passi dei passi che dovrei sentire normalmente, no? Di qua, beh. Quante robe ho nell'inventario? Vabbè, ci sta. Ok, di qua. Ok, combiniamo queste due. Una. E due. E dentro. Teoricamente qui dentro è la macchina per salvare. Ok. Ulala. Fuocherello. Questa legna sembra recente. Ok. Calma, diverse bende sono state appese. Quelle macchie marroni potrebbero essere sangue? Marroni... merda, la associerei più che altro alla cagatina. Comunque eccola lì, sì. È una mappa di giardino. Prenderla? Yes. Ah, cosa stai facendo? Stai calmo, eccola. Giardino, boh. Ci siamo. C'è la macchina... però devo trovare la... eccola! Ok. Allora. Tanto, posa 1. Posa 2. Posa anche 3, dai. Prendiamo questo. Salviamo. Ah, tanto. Una foto di famiglia. C'è un diario abbandonato. 19. Papà attaccato per primo. Mamma attaccata per seconda. Dentro, rosso e viscido. Bianco e du... That's what she said. Non vera, mamma dove? Non so, papà. Trovato mamma di nuovo. Attaccato mamma. Non si muove più. Urla. Perché? Volevo solo stare con lei. 4. Mamma, dove? Mi manchi. Racconto triste. Molto triste. Salviamo. E... qua. Ok. Allora. Detto questo. Fatto questo. Direi che si può chiudere qua, considerando il classico appuntamento delle 3 ore. Niente male con i progressi, niente male con i progressi. Cioè praticamente la prima parte della villa è stata chiusa. Ora ci attende il giardino, appunto, la casa del custode, ricordo, sì. E zona... con Chris... stronzetta, perché c'è da combattere pure pianta 42 a quel punto. Quindi va bene, c'è un boss in più. Tutto content. E... per il resto, come sempre, io ringrazio magari quelle persone che
E entrano anche per poco in live solo per salutare chi effettivamente rimane, chi magari a seguire la recupera o su Twitch stessa o su YouTube, insomma, come viene meglio, dove la trovo prima. Volevo scusarmi comunque a chi magari è entrato, chi la recupera a parte, per questa live dove diciamo che sono stato un po' così, un po' distratto a tratti, perché un periodo un po' particolare, mettiamola così, un po' così, ecco. Ma va bene, non ne mordiamo, non si demorde in ogni caso, e via. La prossima non è lontana, perché se tutto va per come deve andare. E infatti, tra l'altro, oggi non ho fatto nemmeno la storia comunque per avvisare che ci sarebbe stata questa live mattutina. L'ho fatta partire un po' così. E va bene, mi scusa anche per quella mancanza di comunicazione, ma va bene, parte di me. Ok, intanto Chris si è messo in questa posizione un po' d'attesa, no? Un po' sibillina. E per il resto cosa volevo dire? Domani, sì, domani pomeriggio tornano finalmente, direi, perché almeno si varia un minimo anche con la fascia oraria di live più accessibile, volendo. Di pomeriggio, al solito dalle 4 alle 7, credo fortemente che domani si termini con si possa finire Demon's Souls e quindi chiudere il primo dell'antologia dei Souls-like, quindi vabbè. Niente, per il resto questo, ringrazio di nuovo, mi scuso di nuovo se è sembrato un po' così a tratti, ma va bene. E basta. Io vi saluta il buon Christopher in questa posizione molto sueggosa e basta. Dai. Alla prossima!